Buonasera amici di Nova News 24. Arriva la dichiarazione nella casa del Grande Fratello. Nei giorni scorsi al Grande Fratello Jessica Morlacchi ha confidato alle sue amiche di avere una cotta per Luca Giglio e loro hanno cercato di avvicinare il ragazzo alla cantante. Luca però ieri è sbottato e ha detto alle Geffine di smetterla di mettersi in mezzo. Io mi sono anche rotto che mi spingete verso di lei e di sentire pressioni. Vai lì, vai da lei, fai questo. Perché lei è una persona con cui mi trovo bene, ci gioco, ci scherzo, ma come gioco con tutte voi. Il gioco è bello quando è corto. Non abbiamo 12 anni, se due persone si devono dire qualcosa se le dicono in faccia. Luca ha chiesto un conforto a Jessica e le ha spiegato il suo punto di vista. Sei una persona con cui ho legato molto e che è molto affine a me. Però non voglio che passi per chissà cosa. Io voglio continuare a vederti come la mia sorella qui dentro. Voglio questo bel rapporto. Non voglio che si creino fraintendimenti. La Morlacchi ha ammesso di avere un interesse. Io mi sono un attimo distaccata, perché non voglio pensare a cose a cui ho pensato. Voglio fermare questa cosa. Tu non hai sbagliato nulla, giochi con me come hai sempre fatto, sono io il problema. Io ho iniziato a vederti con un altro occhio perché mi piaci e quindi mi sono detta fermati. Io un abbraccio ora lo sento davvero perché viene da un ragazzo che mi interessa. Non voglio mettere te a disagio, punto. Poco dopo in confessionale Jessica si è aperta con gli autori, e niente, mi vede come una sorellina, ottimo. A me di lui ha colpito la sua grande sensibilità, i suoi discorsi e il suo emozionarsi. Mi ha dato delle belle emozioni, pur sapendo che sono una donna di 37 anni, che lui ne ha 24 e pur sapendo che sarebbe stato un due di picche. Ho sognato, che male ho fatto? Io sono stata sincera e questo mi importa. Ho preso un palo, chissà quante volte ancora mi succederà. Amici e amiche, se vi è piaciuto l'articolo mettete il pollice in su e seguiteci sempre su Nova News 24.